Hey Cooch, ben ritornati dal vostro AndraLink91 in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Oggi ci aspetta la partita contro la Royal Academy. Jude è più combattivo che mai, livello 1, beh è ovvio, no? Insomma, non è che ci sia tutta questa difficoltà all'inizio del gioco. E ok, come ho detto non ho acquistato nessuno della Raimon, la vecchia Raimon non intendo acquistarne, perché comunque sia, i giocatori sono quello che sono. Bene, cominciamo allora, dai. E avete detto che c'è un altro tiro combinato tra Victor e Riccardo, che è appunto Piaggia di Zolfo. Infatti mi sembrava che c'era uno, ma mi sono confuso con il secondo. Invece è sul primo addirittura. I giocatori non vanno? Perché non vanno? Ah, ma va, ok, non mi funzionava il controller, non lo so perché. Non era collegato bene, non era collegato bene, sì, ora lo vedo. Boh, vabbè. Tanto per il momento, mentre siamo contro squadre così debolucce, ci possiamo anche un attimo andare piano. Insomma, voglio dire, non è che sono tanto forti, quindi possiamo anche prendercela con un pochino di calma. Mattia non ti faccio... vedi, non li prendo mai. C'è un problema di fondo. Sì, mo ci faccio prendere, no? Ok, se Arion è carico... Macwind è un tiro a catena? Eccolo, c'è Victor invece, che fa appunto Death Drop. Death Drop, vabbè, Death perché... Quindi Arion era Victor a che essere carico e non Arion, vabbè dai. Ma comunque sia, Power Shield dovremmo superarlo facilmente, beh. L'avrei superato anche senza il tiro a catena, però, insomma, è un incentivo in più a superarlo. È un aiuto, non un incentivo. Un aiuto, va bene, va bene. La cosa brutta è che però devo aspettare che sia Riccardo. Ah, però c'è Riccardo. Guarda che giochetto di gambe. Yeah. C'era il giocatore. Chi era quello? Quello è uno che mi sta sulle scatole pure. Della Royal. Vediamo un po', Power Shield. E gol 2-0, abbiamo fatto due gol di fila con un attimo. Oi oi oi. Se solo esistesse una pack HD, un pack HD per questo gioco, ma non c'è. Ovviamente i pack in HD li fanno solo dei giochi più conosciuti, tipo Mario, oppure, che ne so, Zelda, F-Zero, che però quello è per GameCube. Fanno pochissime mod e le fanno solo per i giochi più conosciuti. Più conosciuti, diciamo, più... che hanno una saga storica alle spalle. Infatti sono davvero poche e... sono fatte bene comunque sia, quindi almeno questo... Ah, l'ho disattivato come un idiota. Ah, potevo spoderlo perché se era ricaricato. Se era ricaricato, insomma. Era qualcosa. E si è incantato. Non so, ragazzi, qua mi si incanta oggi. Bene. Non lo so perché. Boh. Ah, l'ho fatto in tempo. Kira Queen. Non è slide, è Killer Queen. Ok, perfetto. Un po' lontano, ma ce la facciamo. Ok, Rai Hoto. No, niente tiro combinato, niente tiro combinato. Me lo tengo. Ah, però, eccolo. Beh, se me la servite su un piatto d'argento, io non ci posso fare nulla, Colpa è la vostra. Arion! Ah, ok, si è ripreso subito, niente allora. Vabbè, si riprende subito con questo contrasto leggero. Però è utile comunque sia.
Preferisco sempre quelli che fanno comunque sia il dribbling e non che caricano di potenza. Però vabbè, il gol non me l'aspettavo assolutamente di farlo. Però dico, intanto tiriamo. Eccolo qua, mannaggia. Ecco, vedi, questi preferisco fare. Questi giochetti così. Michael all'inizio del gioco è utilissimo. Poi man mano che comunque sia si reclutano altri giocatori, anche lui finirà in panchina. O comunque sia nelle retrovie più retro possibili. Ah, la squadra si chiama Tigers. Tigri. Non lo so. Mi piaceva Tigas, perché comunque sia giapponese, quindi si legge in una certa maniera. Tigas. Oh, Death Sword. Non l'ho mai usata qui. E quindi anche è lontano e non fa gol. E comunque sia bello vederla. Beh, grazie. Se poi mi fai full power shield, io non è che posso. Oh, va bene, dai. A volte tiro perché tanto stiamo 4-0, no? A cosa serve segnare a tutti i costi? Tanto non è che faccio i punti come nella serie classica che serve a fare i punti. Più gol fai, più punti fai. Ma non, qui non serve. La Death Zone, no! Qualcuno carico? Tanto quando sto così non posso correre. No, no. Va bene, niente. Volevo provare una cosa, ma andata un pochino male. Vabbè, tanto Stanford non è carico, quindi lasciamolo fare. Tranquilli. Finisce anche il tempo. Ottimo, dai. Inizia il secondo tempo. Oh, aiuto, 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 aiuto. Ok, se ne va. Ecco Michael, c'è Michael. Vabbè, ma questo non è che posso fare più di tanto. Saikrun. Grande, 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 grande Riccardo. Ok, passala. Dai. Non mi dica che sei ribloccato, eh. E si ribloccano, mannaggia la morte vostra. Perché si blocca? Mo no. Ma vabbè, io non lo so che cavolo gli pia. Mi toccherà a riattivarlo, non lo so. Giro di vento, giro di vento. Oh, Soyokaze Step. Che poi è più bello il nome Soyokaze, che vuol dire Zefiro. Che significa giro di vento? Fate un bel nome, no? Passo dello Zefiro, vento Zefiro, cavolo, ce ne sono di possibilità. Ah, è un po' stressato, lo vedo, King, eh. Oh, 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 oh. No, era carico il 2. Accidenti. Ok. Ah, c'è. Eccolo. Tira. Penguin imperatore. Kote Penguin. No, passa. Yeah. Che poi, se non sbaglio, il Pinguino Imperatore 7 è un tiro lungo. Quindi anche potevo provare dalla distanza, andava bene comunque. E si riblocca. O devo operare un reboot. Sapete che c'è? Non va proprio il controller, non va. Ok, speriamo. Non va. Non capisco perché mi dà sti problemi, mi deve dare. Tocca a giocare a vecchia maniera.
Non va, non me lo prendo. E un po'. Niente. 6-0. Vedi, anche con i problemi tecnici la Royal a livello 1 è inutile, no? Grande, grande Riccardo. Ah, ai ai ai. Ok, Arion. Ok, Victor, Victor. Va bene anche con Death Sword, dai. Fuba wa Shirdo. Come prevedibile. E però è gol invece. 7-0, mamma mia ragazzi, li stiamo asfaltando proprio. Poverini. Un po' mi dispiace però, giusto una punticina. E questa volta ci sono andato contro io, dai. Kagebushin finto. Dato che pinguino imperatore numero 2. Aspetta però, ecco, c'ho anche il 3 io. Dovevo farlo da più vicino però. Extendo zone, ok. Questo era da fare vicino. Oppure potenziarlo. Lo potenziamo vicino alla porta. Extend wind, possiamo chiamarlo. Extend zone più Mach wind, extend wind. Vento esteso. È un nome bruttissimo. Perché Jude? Illusion Ball. Illusion. Ah, era ancora. Vabbè, però, allora. Era ancora. Quando brilla è perché ancora ha le reminiscenze della tecnica che ha usato. E quindi è invincibile. Invece noi no, perché siamo delle povere schifose. Ah, aiuto! Ah, però, che è? Si è infuocato! Voglio. No, voglio. Ah, davanti a proprio la faccia, eh? Praticamente tiro dai 100 calci? Tiro dai 100 colpi, dovrebbe essere. Letteralmente. Imada. Questo pure mi sta sulle scatole. No, così a pelle. Non è che mi ha fatto qualcosa. Vabbè, fallo. E allora. E me lo bloccate. E allora siete degli schifosi pure voi, eh. Eccolo. Viva! Bannino Chojo. Bello, bello. Ok. Porca miseria, quello. Purtroppo qui fare i trucchetti. Il dribbling e tenere i pulsanti per tirare è un casino qua. Molto scomodo. Per quello giocavo con il controller. Però se non Chaku non funziona, il maledetto decide di non funzionare proprio oggi. Ecco, ora abbiamo attivato per benino. Oh, e allora tira, no? Carica al massimo, tira. Eccolo! Davanti alla porta, Victor! Devil Basto! Oh. Bella però qui Beast Fang. Molto bella. La scritta. Per forza, a forza di vederla sullo Strikers normale. Vi ricordate quando, durante il primo scontro tra
La Raymond e Royal vinse la Royal per 10-0. Oggi è la Raymond che ha vinto 10-0. Già. Le cose belle della vita. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh. Ok, 310 punti. Justice Wing. Pegasus. No, Pegasus Break. Praticamente ho sbloccato Justice Wing e Pegasus Break con Arion. Vediamo un po' cosa c'è su questa cesta. Tan tan pam 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 pam. Ok, abbiamo preso Quick Flavor, Tension Tension Candy, Control Sapri. Ecco, allora Justice Wing posso fare con lui. Ah, ma è dello spirito guerriero. Che Shin si legge, quindi sì, è dello spirito guerriero. Ottimo. Ok, so io case step. Spiral draw. Ok. Ah, ecco, sempre con lo spirito guerriero. Pegasus Break. No, vabbè, non serve con lo spirito. Forse più in là servirà con lo spirito guerriero. Però per il momento abbiamo appunto Justice Wing, che sarebbe il pugno alla fine di Pegasus. E quindi va bene, possiamo tirare con questa qui a livello speciale. Ottimo, quindi abbiamo la prima tecnica dello spirito guerriero, Kenshin. Vedi, quando si potenzia. Ok, Kakusei. Ah, Kakusei, risveglio. Ok, ok, ho capito. Quando si risveglia appunto c'è lo spirito guerriero e altre tecniche. Ottimo, ottimo, inizio a capire. Riccardo c'è quasi, Victor pure ci sta. Al secondo dovrebbe risvegliare lo spirito guerriero. Risveglio, Kakusei appunto. Bene, bene, inizio a capire come funziona. Cercherò di aggiustare il problema del telecomando, perché mi dà un po' fastidio sinceramente il fatto di non riuscire a giocare con Lanchak. Ad ogni modo, Kuge, per questo video è tutto. Domani torniamo per nuove sfide con Inazuma Eleven. E come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che come sempre spero che vi sia piaciuto. In descrizione vi ricordo ovviamente i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.